Potremmo forse dire che è dagli anni 90 che si acquista piena coscienza di vivere nella globalizzazione. Ecco, si acquista piena coscienza di una cosa che in realtà esisteva già da prima. E perché dagli anni 90? Perché proprio dagli anni 90 si comincia a prendere coscienza del fatto che siamo in un'epoca di globalizzazione e non prima? Che cosa è cambiato negli anni 90? Ma sono cambiate diverse cose. Intanto sono cambiati. Se voi doveste dire, vi abbiamo fatto riferimento anche prima, quindi siete agevolati, se voi doveste dire qual è la grande novità dagli anni 90 rispetto agli anni 80, 70, 60, qual è questa grande novità nel mondo? No, che fa maturare l'idea di essere in un mondo globalizzato e che prima del 90 non c'era. No, quelle esistevano anche prima. Sì. Ecco, però internet, diciamo, si è affermato negli anni 90, è vero, però nasce prima come cosa, poi era limitata prima. Però ecco, la vera novità degli anni 90 è che crolla il muro di Berlino nell'89. Cioè, nasce l'idea di un mondo unificato, un mondo in cui non c'è più un fuori, non c'è più un confine, no? Voi sapete che per parecchi anni il muro di Berlino aveva diviso in due non solo il mondo, ma anche l'immaginario. C'era l'idea in qualche modo che il mondo avesse un confine che era in qualche modo irrigidito nella pietra e nel calcestruzzo del muro di Berlino. Dagli anni 90 nasce l'idea in qualche modo di un mondo unificato, un mondo in cui non c'è più un dentro e un fuori, ma tutto è dentro. Tra l'altro sarà interessante, se avremo tempo, ragionare anche del rapporto della globalizzazione con i muri. No, perché se ci pensate, a tutta prima sembrerebbe che un mondo globalizzato non debba avere muri, è un mondo simile a uno spazio liscio, un open space in cui tutto è interconnesso, in cui tutto circola. Qualcuno potrebbe, se ha qualche nostalgia di marxismo, avanzare il dubbio che questa circolazione di tutto e di tutti, in realtà sia la circolazione delle merci soprattutto, ecco, e qui evochiamo già un autore che ora chiameremo in causa, Marx, e però potrebbe uno immaginare un mondo globalizzato e un mondo senza muri, come dire, crollo del muro di Berlino, fine di tutti i muri, e però non è così. Come forse voi sapete, oggi nel mondo ci sono più muri di quanti non ve ne fossero prima della caduta del muro di Berlino. Cioè, i muri sono andati moltiplicandosi, quasi come se le picconature sul muro di Berlino che lo avevano sbriciolato alludessero più che alla fine di tutti i muri al moltiplicarsi dei muri, tanti quanti le briciole del muro di Berlino. E com'è che la globalizzazione utilizza i muri? La globalizzazione, come cercheremo di dire se avremo tempo, si basa su una logica apparentemente contraddittoria. Per un verso unifica il mondo e produce una specie di sconfinamento globale, per cui tutto viene inglobato, o se mi consentite il neologismo, inglobalizzato, cioè inglobato nel modello globalizzato, e per un altro verso si ergono nuovi muri. Si ergono nuovi muri per garantire gli interessi di qualcuno contro qualcun altro, verrebbe da dire anzitutto, no? Pensate al muro che viene detto in America, muro della vergogna, il muro che è stato fatto al confine con il Messico, un muro che è stato fatto egualmente da democratici e repubblicani per essere bipartisan, no? È stato iniziato da Bill Clinton, è stato continuato da Donald Trump, è un muro su cui democratici e repubblicani sono perfettamente d'accordo, ad esempio, no? Ecco, e quel muro esercita una delle forme in cui la violenza sopravvive anche nella globalizzazione, no? È una violenza particolare, la violenza di un muro, se ci pensate, no? Quando noi pensiamo alla violenza, pensiamo che essa si eserciti sempre con un movimento, che sia il movimento con cui si assesta un pugno, che sia il movimento con cui si preme sul grilletto di una pistola, invece il muro esercita violenza col suo semplice stare fermo. Com'è possibile? Ecco, nel mondo in cui tutto è in movimento, la globalizzazione, come vedremo, si caratterizza
come notava un importante filosofo del Novecento, Ernst Jünger, non so se l'avete mai incontrato, Ernst Jünger, autore del Trattato del Ribelle, per dirne una, Ernst Jünger, oltre che il Trattato del Ribelle, scrive anche un testo che si chiama La mobilitazione totale. E quindi ci dà una risposta utile. Che cos'è la globalizzazione? È la mobilitazione totale. O se preferite, è la messa in movimento di tutto e di tutti. La globalizzazione ci mette tutti in movimento, ci condanna tutti all'erranza, al non avere un posto fisso, non solo lavorativamente parlando, si intende, ma anche in quella dimensione, naturalmente, no? E quindi già qualcosa sulle migrazioni comincia a emergere, no? Le migrazioni, i migranti, sono in qualche modo fortemente connessi con la logica della globalizzazione, che è quella del mettere tutti in movimento su scala globale. Quindi l'avanzamento del progresso tecnico, che indubbiamente c'è stato, no? È innegabile che ci sia, la globalizzazione ci abbia garantito un potenziamento del progresso tecnico, su questo nulla questio. Però il progresso tecnico si dice in molti modi, come l'essere di Aristotele. C'è progresso tecnico e progresso tecnico. Ci sono gli usi che possiamo fare del progresso tecnico, d'accordo, ma anche il progresso tecnico in sé, a prescindere dagli usi, non sempre è così positivo, no? Banalmente, la bomba atomica è indubbiamente un progresso tecnico, ma è così positivo? Dipende dall'uso che ne facciamo o ha in sé qualcosa di intrinsecamente contraddittorio? E molti altri elementi si possono citare, no? Ad esempio, voi quotidianamente, come tutti noi del resto, usiamo internet, le piattaforme digitali che ci permettono connessioni, condivisioni, appunto producono quell'effetto che veniva evocato giustamente dalla vostra collega, cioè il fatto che il mondo globalizzato è un mondo di connessione, o meglio ancora di interconnessione. E però queste piattaforme social con cui noi ci divertiamo, appaiono le immagini, le emoticon, hanno anche un risvolto non trascurabile che ci fa riflettere sugli effetti del progresso tecnico al tempo della globalizzazione, no? Ad esempio, non so se avete visto quella pellicola che è molto bella, tra l'altro, si chiama Le vite degli altri. Non so se l'avete mai visto, no? Vi faccio un breve riassunto, senza fare l'anticipazione del finale o spoiler, come dicono gli anglofoni, senza svelarvi il finale. È la vicenda di quel che accadeva nella Germania Est, la DDR, dove in sostanza le vite degli altri sono le vite spiate da quelle persone che per conto del partito svolgevano questa mansione, cioè spiavano, controllavano, sorvegliavano le vite degli altri. Nella Germania Est accadeva questo, sì. Lo sappiamo perché poi la Germania Est nell'89 appunto ha cessato di esistere, si è parlato molto spesso di riunificazione delle due Germanie, in realtà a essere più rigorosi è stato il caso, il primo e unico nella modernità che io sappia, di annessione di uno Stato da parte di un altro, cioè la Germania Ovest ha annesso la Germania Est, è entrata in possesso dei documenti della Germania Est da cui emergeva come effettivamente il Partito Comunista nella Germania Est spiasse i cittadini, no? Da cui il film Le vite degli altri. E tutti ovviamente siamo, nel vedere quel film, indignati. Come è accettabile un potere che sorvegli i suoi cittadini? Che cittadini liberi si è quando si è sorvegliati notte e giorno dalle spie del partito? Ecco, però se voi pensate al tempo contemporaneo in cui usiamo internet, noi cittadini globali siamo sorvegliati molto più di quanto non fossero nella Germania Est, ma non perché siamo più cattivi della Germania Est, semplicemente perché i mezzi tecnici della Germania Est erano quello che erano negli anni
della Germania Est. Oggi l'evoluzione tecnica ha avuto un tale progresso, appunto, che rende possibile una sorveglianza globale, potremmo dire, no? C'è un bel libro che vi consiglio se avete interessi su questi temi, di una studiosa russa che insegna ad Harvard. Il libro si chiama Capitalismo della sorveglianza. Il capitalismo della sorveglianza, cioè dove mostra, è uno studio ponderoso, dove mostra con documenti e argomenti molto precisi come queste piattaforme che tutti noi utilizziamo sostanzialmente operino in due modi, controllandoci e facendo business sui nostri dati. Di cosa campano queste piattaforme? Non con le pubblicità che vedete pure comparire, campano con i nostri dati comportamentali, cioè usano i nostri dati a fine di lucro, i dati comportamentali, e in più ci sorvegliano. E qui la domanda che dobbiamo porre in maniera molto pacata ma critica è la seguente: quale dittatura rossa o nera sarebbe riuscita mai a schedare tutti i suoi sudditi? Ci sarebbero stati sempre i dissidenti che poi avrebbero pagato, ai noi, con i campi di prigionia. Oggi, nella società della globalizzazione digitale, siamo noi stessi a schedarci. No? Siamo noi stessi a schedarci, ed è quello della globalizzazione. E allora vi propongo già un altro lemma. Il primo che vi ho proposto, variando sul tema globalizzazione, è inglobalizzazione, cioè un modello che include tutto e tutti, un modello all inclusive. Paradossalmente il modello della globalizzazione è quel modello dal quale non si può rimanere fuori. Siamo tutti in qualche modo coartati a entrare in questo modello. Quindi inglobalizzazione. L'altro concetto che vi propongo per ragionare un poco altrimenti sulla globalizzazione è quello di globalitarismo, una forma di totalitarismo, quello della globalizzazione. No, noi siamo abituati a pensare che i totalitarismi siano solo quelli del Novecento, il comunismo, il fascismo, il nazismo. Certo, quelli erano totalitarismi, però non pensiamo di aver chiuso con i totalitarismi. Forse, era già un'intuizione che aveva avuto Pierpaolo Pasolini, il totalitarismo più feroce e più repressivo è quello che, diceva Pasolini negli anni 60, che si sta costruendo oggi, quello della civiltà globalizzata della tecnica. Un totalitarismo che può apparire morbido e permissivo per molti versi, no? Se ci pensate. E allora, come diceva il filosofo Adorno, l'invisibilità della repressione e la sua totalitarietà si convertono l'una nell'altra, sono espressioni del medesimo. Ecco, se ci pensate, nei totalitarismi novecenteschi i sudditi erano messi nelle condizioni di non potersi esprimere. Il totalitarismo, tra le altre cose, mirava a non far parlare i sudditi. Questo globalitarismo in cui ci troviamo invece ci chiede continuamente di parlare di noi, di esprimere opinioni, di metterci a nudo in tutti i sensi, sulle reti social, di dire la nostra opinione, di parlare di noi, di confessarci, di condividere, no? E perché lo fa? Perché alimenta in questo modo la macchina dei dati comportamentali e della sorveglianza. In fondo, oggi per il sistema dominante della globalizzazione sarebbe infinitamente più facile sapere cosa pensiamo su singoli argomenti di quanto non fosse nei regimi totalitari del Novecento. Perché noi stessi ne abbiamo parlato continuamente, no? Ecco, quindi da questo punto di vista c'è un aspetto anche inquietante della globalizzazione. Con questo non voglio dire che la globalizzazione sia demoniaca e sia il demonio sceso sulla terra, dico però che ha degli aspetti anche inquietanti, al netto delle cose che evidentemente sono positive e ne abbiamo enunciate alcune in precedenza. Quindi questo è un punto non trascurabile. Ecco, per riprendere alcune delle cose che giustamente anche voi avete detto nelle vostre definizioni della globalizzazione, che erano tutte giuste, nel senso che, ripeto, non c'è una definizione
corretta rispetto alla quale le altre sono sbagliate. Sono, possiamo dire che la globalizzazione, più che definire una volta per tutte, si può approssimare di volta in volta da prospettive diverse, tutte non nelle condizioni di esaurire il concetto di globalizzazione. Ogni definizione ci arricchisce un po' di più sul concetto di globalizzazione. Ecco, per citare una definizione tra le tante possibili che voglio citare, è quella di Giddens, The Consequences of Modernity, 1990, no? Vedete, 90 proprio, l'annus horribilis secondo alcuni, mirabilis secondo altri. La globalizzazione, spiega Giddens, coincide con, sono parole sue, l'intensificazione di relazioni sociali mondiali che collegano tra loro località molto lontane, facendo sì che gli eventi locali vengano modellati da eventi che si verificano a migliaia di chilometri di distanza e viceversa. Fine della citazione. È interessante questa citazione perché insiste su un unico aspetto, ma centrale effettivamente per capire cosa sia la globalizzazione, cioè sul fatto che nella globalizzazione si intensificano le relazioni mondiali. Due secoli fa era molto difficile che un essere umano abitante a Roma, a Milano o a Napoli avesse relazioni sociali mondiali. Ma vi dirò di più, era difficile nell'Ottocento che un abitante di Roma avesse relazioni sociali con un abitante di Napoli o con un abitante di Milano, perché lo spazio era non ancora pienamente globalizzato. Oggi credo che capiti a ciascuno di voi di avere quotidianamente, citando ancora Giddens, relazioni sociali mondiali che collegano tra loro località molto lontane e che, anche questo è interessante, fanno sì che gli eventi locali vengano modellati da eventi che si verificano a migliaia di chilometri di distanza e viceversa. Nella globalizzazione davvero tutto quello che accade è in real time su scala planetaria. Ecco, quindi possiamo dire, parafrasando questa lucida considerazione di Giddens, che la rivoluzione della globalizzazione è anzitutto una rivoluzione delle distanze fisiche e temporali. Le interazioni sociali si svincolano sempre più dal principio di compresenza nello spazio. Fino a non molti lustri addietro, perché si desse una relazione era necessaria la compresenza nello spazio. La globalizzazione è, se ci pensate, il processo in cui questo principio salta. Pensate anche solo al telefono. Il telefono è già una forma di globalizzazione. A noi pare ormai qualcosa di antidiluviano per molti versi il telefono fisso. Telefono fisso, no? E però il telefono fisso annulla il principio di compresenza a ciò che si dia una relazione. Col telefono fisso voi potete avere una relazione sociale potenzialmente con chi sta dall'altra parte del mondo, per non parlare poi di internet oggi. Tra l'altro è interessante anche a proposito di homines migrantes, no? Perché come vedremo, quando parliamo di migranti oggi bisogna essere molto attenti, non si parla solo, come fa il discorso pubblico, dei disperati che arrivano coi barconi e che in molti casi ci lasciano anche la pelle per mare. Quando parliamo di migranti, parliamo di tutti ormai. Deve essere chiaro questo, la globalizzazione non conosce solo la figura del migrante disperato che fugge da guerre, da miseria per fare fortuna. La globalizzazione in qualche modo coincide con la generalizzazione del profilo del migrante inteso come colui che non sta ma si muove. Quindi nel mio discorso il migrante andrà inteso naturalmente in relazione a coloro i quali sono costretti da condizioni precarie, lavorative, esistenziali, da guerre, ad abbandonare la loro terra, ma dovrà essere inteso più in generale anche come
il nuovo profilo dell'homo globalis che tutti noi stiamo diventando. Homo migrans è la condizione che caratterizza l'homo globalis, che è permanentemente errante negli spazi della globalizzazione. Non per caso si parla già, in riferimento anche alla vostra generazione, di cervelli in fuga. I cervelli in fuga sono una delle figure dell'immigrazione, una delle tante figure, no? La globalizzazione tende a produrre lo sradicamento, cioè il fatto che tutto è, se tutto è ugualmente vicino e tutto è ugualmente lontano, vuol dire che nulla è più al suo posto. L'impossibilità del radicamento. Radicamento significa, banalmente, per usare la formula più radicale del radicamento, nascere, vivere e morire in uno stesso posto. Oggi, quante volte anche nelle biografie di quelli che un tempo erano gli anziani o i bisnonni, nato a, morto nello stesso luogo. Oggi, nel tempo della globalizzazione, questo principio tende evidentemente a venir meno, perché siamo tutti perennemente in movimento, a tal punto che il migrante diventa un paradigma universale, un paradigma generalizzato proprio della globalizzazione. E questo è un altro aspetto che proveremo a prendere in esame. Ecco, un altro tema su cui bisognerebbe ragionare parlando di globalizzazione è se la globalizzazione sia un approfondimento di una tendenza della modernità, o diremmo con una espressione di Gramsci, un prolungamento organico della modernità, o se invece sia la fine della modernità, il cominciamento di qualcosa di diverso. Anche questo è un dibattito che ha avuto fasi interessanti, anche con prospettive molto, molto diverse. Ad esempio, ci sono alcuni teorici che hanno sostenuto che la modernità è finita. Noi siamo già nella postmodernità. Un nome su tutti, Jean-François Lyotard, in Francia, nel 79 già scrive La condizione postmoderna. La tesi di Lyotard, condensata in poche battute, sta nel fatto che la modernità è finita e siamo entrati in una nuova epoca di postmodernità, no? Poi questo prefisso post ha avuto una certa fortuna, dato che oggi si parla di post-verità, di post-democrazia, di ogni cosa, però nasce in relazione all'idea della postmodernità. Siamo nella postmodernità, o chiamatela come meglio preferite, cioè la modernità è finita o la globalizzazione è intensificazione di un processo già moderno? Io cercherò di dirvi perché, e qui esprimo la mia considerazione argomentandola, perché la globalizzazione debba essere intesa come una realizzazione, magari anche in forma iperbolica, di un principio tipicamente moderno, che è quello dell'unificazione del mondo, ma di questo ancora diremo. Allora, un altro autore che voglio citare, giusto per fare riferimento anche a qualche spirito magno del nostro presente che ha ragionato su questi temi, è un autore indiano. No, perché noi mica possiamo parlare della globalizzazione sempre solo dal punto di vista occidentale. Se la globalizzazione riguarda il farsi unitario del mondo, proviamo a sentire cosa ne pensano anche autori che non sono occidentali, no? Ecco, questo dovrebbe essere il principio del multiculturalismo, no? Avrete incontrato questa parola, no? Si dice spesso la globalizzazione favorisce il multiculturalismo, la società multiculturale. Anche qui c'è un paradosso, però. Il multiculturalismo esiste nella globalizzazione o la globalizzazione ci sta portando verso il monoculturalismo, cioè l'omologazione prima evocata da Heidegger di tutti, no? Questo è un principio, per certi versi sembra che effettivamente la globalizzazione porti il filosofo della politica Samuel Huntington parlava di clash of civilization, cioè scontri di civiltà anche, no? Civiltà diverse che si incontrano, secondo Huntington, si scontrano con valori, forme di vita diverse se non opposte, e con la globalizzazione vengono riavvicinati e costretti a trovare
se non un accordo, uno scontro, ecco. Per altri versi sembra invece che la globalizzazione produca il monoculturalismo, sacrificando tutte le culture sull'altare del modello unificato, omologato di cui si diceva. Ecco, l'autore indiano che voglio citare si chiama Aryun Appadurai, Appadurai come l'ho detto, Appadurai con due P, e ha scritto un libro nel 96, vedete siamo sempre negli anni 90, lì maturano le considerazioni sulla globalizzazione. Si chiama il libro Modernity at Large, Cultural Dimensions of Globalization, 1996. Il testo è tradotto anche in italiano, se vi interessa, ma al di là del testo, che pure merita di essere letto, naturalmente, vi espongo qual è la tesi di Appadurai. Secondo Appadurai, la globalizzazione si caratterizza per cinque paesaggi fondamentali. Lui scrive in inglese, li chiama landscapes, paesaggi. Quali sono i cinque paesaggi che Appadurai individua come caratterizzanti la globalizzazione? Primo paesaggio è quello dei technoscapes, cioè se preferite i paesaggi delle tecnologie. Ecco. Se ci pensate, la globalizzazione si caratterizza, come anche voi avete giustamente detto nel rispondere al mio interrogativo, avete detto che c'è un'evoluzione tecnica, c'è un'evoluzione, è stato detto giustamente, tecnica, le tecnologie. Ecco, però non è solo un'evoluzione, ma è anche una uniformazione nell'evoluzione, no? Quando esce l'ultimo modello di cellulare, esce a Roma, a Berlino, a Los Angeles, no? I paesaggi tecnicizzati, potremmo dire. E questo si inserisce anche nell'ordine del discorso di quello che dicevamo in precedenza, no? Il mondo dei non luoghi, i paesaggi tecnicizzati sono quelli sostanzialmente omologati sotto il segno della tecnica. La tecnica non è diversa da Roma a Londra o a Tokyo, no? Gli apparati tecnici sono in qualche modo senza luogo e senza identità, o se preferite, hanno una loro identità che si impone ovunque uguale a se stessa. Secondo paesaggio che evoca Appadurai, li chiama i Finance scapes, cioè i flussi finanziari, i paesaggi della finanza. Se ci pensate, il mondo oggi è unificato sotto il segno finanziario. Le borse, pensate alle borse, pensate alla circolazione dei capitali, pensate al fatto che effettivamente il mondo della finanza è un mondo in cui davvero lo spazio e il tempo sono, anche il tempo, sono annientati, no? Quando voi cliccate sulla tastiera e fate un bonifico istantaneo, arriva istantaneamente all'altro capo del mondo, ma pensate anche alle operazioni della borsa. E qui sovviene davvero una riflessione che faceva Marx nei Grundrisse o lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica. Diceva che il mercato globale produce, così scriveva Marx, l'annientamento dello spazio attraverso il tempo. L'annientamento dello spazio attraverso il tempo. Cioè, effettivamente, nell'istantaneità dell'hic et nunc, del real time, lo spazio sparisce. Voi potete istantaneamente connettervi e fare, è come se non si desse distanza fra Pescara e Roma o Pescara e New York, no? Pensate alle operazioni finanziarie che avvengono nel battito di un click, nel battito di un click. Quindi il mondo finanziario unifica il mondo sotto il segno del capitale. Tornerò su questa importante evocazione del capitale, perché un autore di cui diremo qualcosa, Carlo Marx, noto credo a tutti, noto a tutti, no? Perché poi Marx è un autore un po' particolare, perché
il nome di Marx è probabilmente tra tutti i filosofi il più noto a livello mondiale, no? Secondo solo a Cristo, forse, no? Perché Marx in qualche modo è legato alla storia del Novecento più di Platone o di Kant o di Cartesio. Con questo non voglio dire che Marx sia più importante o più intelligente di Platone, di Cartesio o di Kant. Dico però che la storia di Marx è una storia che non sta solo nei libri di filosofia, ma che si è fatta mondo. La storia del Novecento è stata in qualche modo determinata dall'incidenza delle riflessioni di Marx. Ecco, e Marx aveva in qualche modo, benché non troviate mai l'espressione globalizzazione nei testi di Marx, ma curiosamente non trovate mai neanche l'espressione capitalismo, che quando uno dice capitalismo, il primo nome che salta in mente è Marx. Ebbene, Marx non ha mai usato neanche una volta sola la parola capitalismo. Marx parla di modo capitalistico della produzione nei suoi testi. Però ecco, Marx, in qualche modo anticipando quello che qui ci suggerisce Appadurai, per primo coglie il fatto che il mercato produce una unificazione del mondo, una globalizzazione, diremmo oggi. Marx non parla di Globalisierung, che è il lemma tedesco per la globalizzazione, ma parla di Weltmarkt, di mercato globale. In qualche modo coglie il fatto che quella dinamica del capitale è quella che produce la globalizzazione. Quindi Marx, oltre ad anticipare molto di quello che caratterizza il nostro presente, i finance scape, ci dà anche una causa. Cioè, Marx non ci dice solo cosa è la globalizzazione, Marx in qualche modo ci dice anche qual è la causa della globalizzazione, no? Che non è poca cosa, cioè non ci dà solo un piano fenomenologico, cioè di descrizione, Feinstein, l'apparire delle cose. Marx ci dà anche un piano eziologico, cioè ci mostra gli aiti, le cause della globalizzazione. E questo è particolarmente interessante per il nostro discorso. Andiamo avanti con Appadurai, prima di arrivare a Marx. Abbiamo gli ideoscapes, terzo tipo di paesaggi. Cosa sono gli ideoscapes? Sono i flussi delle idee, i paesaggi delle idee. Il paradosso, se volete, della globalizzazione è che produce una unificazione del mondo anche nel modo di pensare. Le idee diventano esse stesse globalizzate. No, questo era impensabile prima. Era impensabile che un occidentale, italiano, francese, avesse idee in qualche modo convergenti con un indiano come il buon Appadurai è, o con un giapponese o con un sudamericano. Nel tempo della globalizzazione assistiamo anche a flussi di idee che scorrono, che si muovono e che in qualche modo producono intanto un arricchimento, certamente, perché le idee circolano, ma anche una sorta di omologazione. Sempre più persone pensano in un modo univoco. Poi abbiamo, e questo ci interessa particolarmente per i temi del nostro corso, abbiamo quelli che Appadurai chiama ethnoscapes, cioè i movimenti di persone. La globalizzazione, questo è un punto importante, si caratterizza non per accidens, ma potremmo dire per sua essenza, per i movimenti di persone. E quindi, seguendo il discorso di Appadurai, possiamo dire che globalizzazione e immigrazione sono concetti che si coappartengono. Non c'è globalizzazione senza immigrazione, anche se non è corretto dire viceversa che non c'è immigrazione senza globalizzazione, dato che, come si potrebbe anche facilmente dimostrare, di ondate migratorie ce ne sono state molteplici nella storia, diverse per cause, con effetti diversi, però ecco, possiamo dire che vale un rapporto non biunivoco. La globalizzazione non esiste senza l'immigrazione, senza che l'immigrazione non esista senza la globalizzazione. Quindi i flussi di persone, i movimenti di persone. La globalizzazione produce deterritorializzazione, sradicamento e movimento delle persone. Ora, che questi movimenti delle persone ci siano è un dato di fatto facilmente appurabile anche nel nostro presente.
che il concetto di movimento di persone appartenga a quello di globalizzazione, ce lo suggerisce anche Appadura, che i movimenti di persone siano in qualche modo legati alla globalizzazione, resta da capire in che termini siano legati, no? Perché voi capite che un conto è dire: nel mondo globalizzato sono libero di fare i viaggi low cost e di spostarmi nel piano del mondo, ma molte migrazioni non sono scelte libere dei soggetti. E qual è la coazione alla migrazione? No? Si parla molto spesso di diritto alla migrazione, più raramente si parla di diritto a non migrare. Cioè, perché mai io, che sono nato qui, devo essere costretto, per guerre, povertà economica causata da altri, pensate alle pratiche del colonialismo, perché devo essere costretto a migrare? Perché non ho il diritto a costruirmi una vita felice nel mio territorio, e quindi perché non ho il diritto a non essere condannato allo sradicamento? Ecco, sono temi che hanno ovviamente una loro portata anche pratica contemporanea, ma che ci esortano a riflettere. L'ultimo dei cinque paesaggi o landscapes individuati da Appadura riguarda quelli che lui chiama i mediascapes, i flussi di simboli, i flussi mediatici, i flussi di visioni e così via. Pensate al fatto che quando voi accendete la TV, se ce l'avete, la accendete, anche se la vostra generazione, grazie al cielo, sempre meno guarda la TV, se posso dare un consiglio a tutti, leggete un buon libro, guardatevi una bella pellicola, ma evitate la televisione. Nelle televisioni voi accendete il telegiornale alle 13 e vedete le stesse immagini che vede un vostro coetaneo che accende il telegiornale in Francia o a Tokyo, no? Il mondo unificato nei flussi di informazione, di simboli e di visioni. O pensate ai grandi eventi, pensate alle premiazioni musicali, non mi ricordo come si chiamano, quelle che avvengono negli Stati Uniti, vanno in contemporanea in tutto il mondo. Cioè, è appunto una unificazione, un'unificazione del mondo di tipo mediatico, potremmo dire, no? Ecco, questi cinque diversi paesaggi, poi ci fermiamo per una pausa, questi cinque diversi paesaggi hanno in comune un aspetto fondamentale, cioè il fatto che abbiamo i flussi, abbiamo in qualche modo il superamento del radicamento, potremmo dire che hanno in comune il fatto che pongono in essere una contrapposizione tra l'elemento del flusso e quello invece della stanzialità, della stabilità. Questo è un tema che chiaramente ricorre nel dibattito sulla globalizzazione. La globalizzazione è il prevalere dell'elemento fluido su quello della territorialità e della stabilità, e torneremo su questo tema. Ecco, un autore come Carl Schmitt, non so se l'avete incontrato nei vostri percorsi di studio, contrappone proprio il nomos della terra, lui lo chiama, l'elemento tellurico, che è il luogo principe dei radicamenti, no? La radice, la terra, la zolla, no? L'idea della terra stabile, contrapposto all'elemento talassico, l'elemento del mare, dell'elemento liquido, no? Questa coppia antitetica, questa coppia oppositiva di terra e mare, per parafrasare appunto Appadura, mette in essere cinque paesaggi basati sul flusso, sull'elemento liquido, no? Pensate, i flussi finanziari, i flussi delle persone, i flussi delle informazioni, contro il radicamento, contro la stanzialità, contro l'insediamento stabile. Questo è ben detto dall'antitesi fra terra e mare, no? Sulla terra si sta, ci si radica, sul mare non si sta, ma si è in movimento. Il mare si basa proprio sulla strutturale inabitabilità, sul mare non si abita, sul mare
ci si muove alla ricerca poi di porti in cui ormeggiare, in cui riapprodare all'elemento tellurico. Ecco, la globalizzazione è la prevalenza dell'elemento fluido, ecco, un'altra possibile approssimazione al concetto di globalizzazione. Tutto oggi tende al fluido, e quindi alla disgregazione dell'elemento solido, dell'identità strutturata. Tutto deve essere fluido, non deve essere più così di cos'ha, deve essere pronto a muoversi, non stabile. Se si è radicati, non si è molto propensi al cambiamento e al movimento. Ciò che invece è fluido è in movimento. Questo è interessante perché ci permette intanto di ragionare sulla dicotomia di terra e mare, ma poi di fare riferimento, e lo faremo dopo la pausa, a un altro autore importante che ha ragionato su questi temi, che è Zygmunt Bauman. Anch'egli è scomparso purtroppo non molti anni fa, e la fortuna di Bauman, benché avesse scritto cose interessantissime, anzi anche più interessanti, prima di diventare celebre per la metafora acquatica che lo ha reso appunto celebre. Ebbene, larga parte delle riflessioni dell'ultimo Bauman erano centrate proprio sul tema della fluidità, la modernità liquida, l'amore liquido, la paura liquida, no? La contemporaneità della globalizzazione segna la prevalenza dell'elemento liquido, e il liquido ha tutta una serie di prerogative che adesso, dopo la pausa, prenderemo in esame.